Eccola qua, la Nusslager, 1 e 2, 1 e 1 kg sono, polpette di carne. Tieni. Presa. Qua. Eccola qua. Allora, scusi, una domanda al volo, questo pane qui, broad qualcosa? Broad milk, ok, il frigo, primo frigo a destra. Sì? Ok, grazie. Eccolo qua. Il nostro... Ecco. Amici, oggi non vi serve questo per montare l'IKEA. Vi serve solo un coltello. Il panino, oggi siamo stati in un posto incredibile! Incredibile, siamo stati all'IKEA! All'IKEA, ragazzi! E che cosa montiamo? Un mobile? No! Attenzione, lo tiro fuori! Il panilla! Servirà questo? No! Questo? Nemmeno? Io dico un coltello più facile, che dici? Direi proprio di sì! Via, vediamo che c'è dentro! Adesso, no, qui, aspetta, suona, si mette qui! Oh! Così tanto scegli! Le immancabili istruzioni di montaggio che ha del panilla! E ce l'abbiamo pure qua! Tante vedi, volte che ce le scordassimo! Ce la siamo proprio fregata la testa! Comunque! Ovviamente il catalogo, il catalogo non poteva mancare! Poi, iniziamo! Allora, intanto ci serve broad mucca! 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 Broad mucca! Che pane, praticamente! Poi ci serve per un... No, per due rosti. Due rosti questi. Eccoli là, il nostro rosti. Eccolo qua. Senap Grove. Eccola, eccola. Ecologica, ecologica. Poi ci serve Alleman Stratten. Alleman Stratten. Oh, ecco le palline dell'IKEA. Le polpettine svedesi. E ovviamente non può mancare una Nusslager. Non poteva mancare. Andiamo a preporre. Prepariamo sto panino IKEA? Montiamolo. Alessandro, panino IKEA allora. Mamma mia. Cioè, invece di montare un mobile si fa un panino, non ci montiamo, io non vedo l'ora di montare questo panino. Panilla soprattutto, amici, si dà anche il nome. Allora, no, va detto intanto che questo è un panino perfetto, sia a livello gustativo, diciamo, ma anche perché si prepara in 5 minuti, è tutto surgelato, ci vuole niente, microonde, non si sporca niente. E soprattutto ti dirò che serve anche per festeggiare l'ennesimo trasloco, il nuovo mobile. Quando è che non avete mai comprato un mobile all'IKEA? Tu non ci sono stati all'IKEA. Ma certo, ecco, anche per festeggiare la nuova cucina, il nuovo bagno, la nuova camera da letto. No, quella si festeggia in un altro modo, cioè. Marfiore. No, no, oppure per festeggiare con chi ti aiutava a montare il mobile. Dici, sei finito di montare il mobile? Oh, madonna, ma manca sempre qualcosa perché si è traslocato ora. Tac, congelatore. Carne, pane, tutto bello che avete a fare. Quindi, quando uscite dalle casse con i vostri mobili, vi fermate al negozietto del mangiare, è sempre lì all'uscita, non ha alla bottega svedese. Furbi i nostri amici svedesi. Certo. Dai, dimmi come abbiamo fatto questo panino. Allora, no, non è che si è fatto, ci sono le istruzioni per farlo come tutte le scatole. Giusto. Le nostre istruzioni di panilla, io le metto qui, così si vedono anche. Allora, innanzitutto, giustamente ci serve broad mucca, che è questo, che si è scongelato in un attimo. E anche ti dirò che il profumino veniva fuori. Un profumo, niente. Da pane proprio di forno. L'Alleman Stratten, che si sono dette prima le nostre belle polpettine. Il rosti di patate e di cipolla, per due c'è scritto, sì, va bene. La senape, eccola qua. E poi ovviamente non può mancare la birra, che non vedo però dov'è. Eccola qua! Ah, eccola, grande. Ce l'abbiamo la nostra birra. Ovviamente c'è scritto per due perché mi sa che una non basta mai. E poi un coltello, no, ovviamente, anche c'è da preparare. Io, bamba le ciance, mi tengo le istruzioni qui. Così almeno riusciamo a montare. Oh, vai, primo passaggio. Allora, come dici, la nostra figurina è prima fetta di pane con la nostra senape biologica e ci si mette un bello. Ma intanto te mi metti la senape, diciamo, io vado a dire ai nostri amici che, per chi non lo sapesse, IKEA vuol dire semplicemente Ingvar Kamprad, fondatore di IKEA, e di Tiarit, che è la fattoria dove stava questo signore, e a Gunnarid, non so se l'ho detto bene, sì, il nome del villaggio di nascita. Se prendete queste quattro cose e mettete le iniziali, viene fuori la scritta IKEA. Ma se non mi ha sempre domandato che volesse di IKEA, perché poi perché IKEA? Passiamo al numero 2, i rosti. Rosti. Il rosti per due. Ah, guarda là che profumo. Ma guarda, qua sono precise per fare sto panino, si è fatto neanche apposta.
davvero. Due, se li mettono un po' sfalsate. Poi, terzo passaggio. Scusa, ma c'ho l'istruzione anche qua. Oh, le nostre polpettine. Polpettina. Però io, Ale, guarda, vi faccio spazio e le nostre polpettine le voglio tagliare un po'. Se no il coltello a che serve? Vedi che ci avevano indovinato. No, più che altro sai perché? Perché dopo quando te le vai a mangiare, ti scappano da tutte le parti. Squillano. Quindi si fa una bella fetta così. Intanto tu le tagli, voglio dire che l'IKEA nasce nel 1943. Ok. Pensate un po' che all'inizio nasceva come vendita per corrispondenza di penne, cancelleria, roba da cartoleria, diciamo così. Uh-huh. Mentre i famosi mobili Ikea in truciolare sono stati introdotti solo nel 1950 e nel 51 nasce il catalogo come noi oggi lo conosciamo. Come quello lì? Come questo qui. E poi è stato sempre un susseguirsi di novità. Scusami a questo punto, ma il Panilla quando è che è dentro Ikea? Il Panilla dal 2017, dal 25 novembre 2017 esattamente, entrerà a far parte. Ma dov'era? Dai, andiamo. Noi lo proponiamo, poi chissà. Ma magari anche l'Ikea ce li manda. Di menù, Panino, Panilla delle due facce del Panilla. Allora, sì, ti immagini. Allora, intanto io vado a mettere le nostre polpettine che tagliate a metà, guarda quelle che sono. Ma guardala, ci sta anche un'altra. Sì, vai. Ma uscila, va. Certo, perché ci vuole un po' di giustino. E poi l'ultimo passaggio sarebbe quello di metterci il pane sopra. Oh vai. E così sarebbe finito. Sì. Sarebbe. Non sai perché è vero. Eccoci. Perché ti fa il secondo giro? No! Sì! Mi fai la torre Ikea? Ti fa la torre Ikea? No! Ormai sei preparato, scusate. Allora, secondo me... Poi ci date un'altra cosa. Che... Avviare, no, soprattutto, ma quando siamo in preparazione, Alessandro, e ci avanza sta roba? Sacchettino Ikea? Abbiamo tutte le misure, ma sembrava che le vendi. T'hanno pagato. No, non mi hanno pagato. Ultimo strato. Provincia. Tu me la può finire questa sena. Buonissima. Senti che profumo. Mamma mia. Vai. Allora, lo montiamo e vicino lo chiudiamo. E montiamo. Che poi, tra l'altro, c'ho anche il vino. Non è scappata. Il vassoino, ovviamente. Ah, che poi non si è detto, ma qui è tutto Ikea. Davvero? Allora, amici, questo è il panino dell'Ikea. Mamma mia. Panilla. Panilla, Swedish. E beviamoci su qualcosa, no? Oh, Lager beer, semplicemente. Che è nelle istruzioni, c'è scritto, che mi raccomando. Nelle istruzioni, ci sono nelle istruzioni Panilla e nel tappo c'è l'istruzione su come aprirla. Anche perché uno lo sa, padre. Perché noi si potrebbe non sapere. Attenzione. Oh, grande. Tutto in diretta, mitico. Che bellezza. Guardate qua, come si chiama? Bicchiere Ikea. Ikea, grazie. Oh, come si chiama? Ok. Olljuslager. Quindi amici, dovete farci il panino. Questo è il panino Ikea, Panilla. Rifatelo perché è ganzissimo. 10 minuti, cuocete tutto, non sporcate niente, come vedete. Davvero. Il panino spettacolare. Ma salute alla prossima, salute. Chissà che ci si inventa. Ciao. Prodotto in Svezia per Ikea Food Service. Ah, c'è il... Prodotto in Svezia però, prodotta proprio in Svezia. Allora amici, come ultimo passaggio delle istruzioni, ovviamente dovete seguire le due facce del panino su Facebook e su YouTube, quindi mettete mi piace, seguiteci e se vi è piaciuto il video condividetelo. A questo punto il panino, visto che è stato montato, va anche mangiato, eh? Eccolo là. Allora prendiamo, che dici, ci vuole questo? No, usiamo il coltello, va. Allora, panino Ikea, ragazzi, incredibile. Guardate qua, polpette, rosti e senape. Che spettacolo. Via, si beve un gocciolino di birra. Buon montaggio a tutti. No, incredibile. Buono.